Uno. Buongiorno a tutti, ciao, ciao Margherita, buongiorno, ben trovata. Allora, siamo qui. Siamo qui a discutere. Margherita, Villa Bonomo, siamo qui per fare il terzo incontro sulle location di matrimonio. Ok? Quindi abbiamo ricevuto per fortuna anche questa volta diverse domande. Cosa strana questa volta è stata che ci sono anche domande per me, quindi rispetto alle altre volte che erano solamente domande sull'abito e sulla wedding planner, quindi molto volentieri risponderò anch'io qualcosina. E niente, allora, se vuoi dirmi chi sei, cosa fai? Allora, io sono Margherita, gestisco una location, è una villa qui a Trieste, si chiama Villa Bonomo, è una casa di famiglia, per cui io sono il tipico caso in cui il gestore è lo stesso della proprietà, cosa che non capita sempre. Per Ok. cose agevola l'organizzazione. È una villa di famiglia in cui abitavano i miei nonni e dal 2017, a fine agosto 2017, abbiamo cominciato a fare eventi. Ne facciamo di tanti tipi. Il matrimonio è il più classico, però organizziamo un sacco di feste di compleanno, feste di pensionamento, feste aziendali, qualsiasi cosa di base. Anche io vorrei fare la festa lì, te l'ho già detto, è un posto fantastico, anche perché hai dei giardini che sono fantastici. Giardini è il punto di forza, infatti lavoriamo tutto l'anno, 12 mesi all'anno, però inevitabilmente d'estate si lavora di più, quindi Sì. gli estivi siamo proprio a tappeto. Sembra una location inglese con quel bel portello, no? Del piano mezzato, diciamo, dei tre giardini. Tutto, io nasco come formazione come architetto, per cui il progetto di ristrutturazione l'ho seguito io, soprattutto qualcosa sugli interni, ma tanto sull'esterno. Sono stata aiutata da un bravissimo giardiniere, progettista, non so se si può fare pubblicità, ma Ma sì, dai, vai, Arbolè, Federico Talice, mi ha aiutato in ok. questione degli esterni, e per cui di fatto l'idea del prato è proprio quello che tutti hanno in mente come tipico matrimonio all'americano, no? Sì. E quindi l'abbiamo creato così. Tra l'altro, se andate sulla mia pagina, che c'è il link all'articolo del blog in cui, diciamo, introduco l'appuntamento di oggi. Ci sono delle fotine, delle miniature che si possono ingrandire in cui c'è la location e c'è anche, diciamo, tutta la parte, che a me piace un sacco, delle lucine della sera, anche, sempre del piano mezzato, cioè del giardino mezzato che è il punto di forza. Poi c'è l'uliveto sotto e sopra ancora ci sono le aiuole, Sì, oltre esatto. che una villa fantastica. Oh Francesca, ciao, ciao, sono contento che ci segui. Francesca è qualcosa di blu. Allora, iniziamo? Tu vuoi Iniziamo. condividere intanto il post, intanto che cerco le domande che mi è sparita qua la lista, così condividi anche sulla tua pagina. Ok, Credo di averla condivisa, se sono stata in grado, ma ok. condividilo Allora, poi. ok, vado. Vai. Allora, domanda per Margherita. Lo stile del matrimonio deve coinvolgere anche la location? Una domanda molto interessante. Sì, nonostante non tutti lo pensino, perché allora, nel mio caso si parla di una villa, per cui ci si può immaginare in villa dei covoni di fieno su cui far sedere gli invitati durante la cerimonia. Diciamo che forse un po' stride, per cui secondo me è il punto di partenza per riuscire. Un matrimonio deve essere armonico a 360 gradi. Su questo ci possono aiutare i fornitori, le wedding planner, se noi in primis non riusciamo a venirne fuori, a trovare un fil rouge in tutto, però è importante che lo stile sia omogeneo. Non dico che nel matrimonio in villa bisogna avere per forza il vestito da Cenerentola o principesco, però deve dialogare tutto insieme, deve essere tutto armonico, quindi sì, è molto importante.
Sì, infatti, diciamo, tutti gli appuntamenti, giustamente, del catering, del wedding planner, eccetera, vengono fatti in location proprio per avere anche un dialogo con te. Cioè, oltre che con te, adesso parleremo in generale delle location di matrimonio, ci sono anche tante regole, no? Ogni villa ha le sue regole, che possono essere non potete usare quella lì, o potete utilizzare quello che volete, o diciamo ci sono alcune location che fanno pagare a step, no? Sì, certo, Più sì. giardini, meno giardini. Quindi è utile anche diciamo, fare i conti con l'oste, non solamente quella wedding planner o il catering, giustamente. Diciamo, è un buon sistema, secondo me, penso che lo adottino un po' tutte le location, avere già dei, io lo chiamo regolamento, una sorta di un decalogo delle regole della location, di modo che sia semplice per gli sposi riuscire a capire cosa si può, cosa non si può, cosa costa tot, cosa invece incluso, di modo da dargli tutto fin da subito e per potergli permettere anche che sia uno strumento di valutazione nel corso della decisione. Sì. Ah, c'è anche Elena di Mag. Ciao Margherita e Piero. Ciao Elena. Allora, poi, cosa facciamo? Una domanda per me? Tu ce le hai forse davanti? Allora, questa è una domanda molto interessante. In un matrimonio in cui non c'è wedding planner, è giusto che il fotografo faccia seguire agli sposi la timeline dandogli delle tempistiche per tutto? Questa Ah. è una domanda che mi sono sempre posta anch'io, ad esempio, il classico momento delle foto fuori dalla chiesa, che può Sì. prendere 5 minuti o può prendere un'ora se gliene si dà il tempo. Sì. Come? Beh, allora, diciamo, io rispondo per me, ma anche in questo caso, ovviamente, ogni fotografo ha il suo modo di lavorare. Allora, diciamo che ci sono degli sposi che chiedono delle location particolari per le foto in posa, ok? Se si va in un ristorante, effettivamente tante volte non è possibile sempre posticipare le fotografie in posa al tramonto, magari o tra il primo e il secondo, perché il ristorante non riesce, cioè non ha un giardino o quant'altro, come invece può avere una villa. Quindi bisogna intanto vedere che matrimonio è, prima cosa. Poi, nel caso in cui ci sia una location, quindi una villa, un castello o quello che è, e diciamo che è bene, come dicevo anche l'altra volta con Francesca, ma anche 2 volte fa, mi sembra, con Gloria, è bene che ci sia un dialogo tra tutti i fornitori. Quindi, se il fotografo vuole prendersi gli sposi, cioè se gli sposi vogliono avere delle foto in una determinata location prima di arrivare in villa, è bene che la villa lo sappia, è bene che il catering lo sappia, in modo da scegliere se aprire o meno il banchetto, se diciamo, dare qualcosa da mangiare, che si spera sempre agli sposi, oppure se sanno che il fotografo e gli sposi arrivano dopo 10 minuti, si attendere, e anche se si fanno le foto al tramonto, quindi tra il primo e il secondo, è sempre bene che ci sia un dialogo, se non c'è un wedding planner che coordina, nel quale si va dal catering, si dice, guarda, il tramonto è alle 7:30, cosa dici se prendo gli sposi 20 minuti e li porto nel giardino degli ulivi di Villa Bonomo e faccio là qualche scatto, ok? Sempre meglio fare questa cosa qua. Oppure anche la torta, cioè quando porto fuori la torta, a te meglio col buio, con la luce? Non è sempre detto che portare fuori la torta in un orario di tramonto o ancora prima sia la scelta ideale. Perché magari col buio lo sposo, il fotografo può avere, non so, i bengala, può aver fatto portare i bengala agli sposi, no? Quindi qualche gioco di luce più carino può venire fuori. Ho Certo. risposto? Sì, hai risposto. Ok. Allora, seconda domanda, questa facciamo per te, così facciamo un rimbalzo e parliamo tutti e due.
È vero che la location è il primo fornitore da scegliere insieme alla cerimonia? Allora, verrebbe da pensare sì, ma in realtà un sacco di volte capita che non sia così, perché magari voglio partire da quel catering perché sono stata al matrimonio della mia amica che ha lavorato con loro e si è trovata bene, perché invece non vedo l'ora di scegliere l'abito da sposa, come diceva Francesca la scorsa volta, e tutta la vita che me lo immagino, per cui quella è la cosa per me più importante. Però, come dicevamo prima, indipendentemente dal punto in cui si parta, è sempre bene che ci sia un'armonia tra le varie parti. Per cui, inutile voler fare un matrimonio in villa, che è inutile. Poi è scelta discrezionale propria, però voler fare un matrimonio in villa e poi, però, noi ci siamo conosciuti in uno Smizza e quindi vorremmo ricreare l'ambiente da Smizza, portiamo i tavoli, tagliamo il prosciutto e tutti per terra. Cioè, insomma, è giusto che ci sia un po' di, che ci si parli tra tutti perché il risultato viene indubbiamente meglio. Ok, sì, io aggiungerei anche che ci sono fornitori che riescono ad accontentare più sposi nello stesso giorno e fornitori invece che occupano, ad esempio nel tuo caso, la villa per un determinato giorno solamente per una coppia di sposi. Sì. La chiesa può avere determinate fasce di matrimoni, mattina e pomeriggio, ad esempio. Il comune ha tutta una scaletta di fare le foto ogni mezz'ora, no, le foto, di fare le celebrazioni ogni mezz'ora, quindi è più semplice. E comunque, tra l'altro, ad esempio, mi sembra che gli sposi potevano appena da gennaio prenotare i matrimoni da 2020, quindi in realtà non è una delle prime cose da scegliere. Il fotografo anche, no? Il fotografo, ci sono studi fotografici che hanno più fotografi. Noi, ad esempio, possiamo prendere due matrimoni, essendo in quattro, possiamo avere due matrimoni in contemporanea, ma di base, se no, la maggior parte dei fotografi sono da soli, con assistenti, e quindi sono da contattare subito. Certo, sì. Quindi Quindi sì. direi non c'è una regola precisa. Allora, sì, diciamo, come dicevi tu prima, dipende qual è il tuo sogno. Se il tuo sogno è voglio un matrimonio in una determinata location, puoi anche prenotarla 5 anni prima, nel senso fa ansia l'idea, ma puoi prenotarla tanto tempo prima perché così sai che tu hai. Cioè io ho spose che vengono qui 2 anni prima, sposi, anzi devo parlare in plurale, ma solitamente è la sposa che sceglie, che vengono qui 2 anni prima per dire io voglio assolutamente avere te come fotografo e quindi mi sono presa per tempo. Come sposi che si hanno organizzato il matrimonio in un mese. Sì, io ne ho avuto qualcuno. In realtà sono le due linee contrastanti. Chi lo organizza con 2 anni di anticipo, magari 1 anno e mezzo di anticipo, e 1 anno prima è già tutto perfettamente organizzato, e chi invece non vuole avere quest'ansia, per cui si presentano un paio di mesi prima, 2 o 3 mesi prima, e dicono: guarda, a noi siamo tranquilli, per cui abbiamo le idee più o meno su come vorremmo che venga, però ci faceva più ansia l'idea di avere tanto tempo per organizzarlo anziché come va, va. Tanto siamo sicuri che andrà bene in ogni caso, noi siamo felici, abbiamo i nostri amici e ci basta questo. Ma sì, che È una cosa bellissima. poi è una cosa, visto che volevo parlare con te anche di questo periodo di rinunce, eccetera, è anche un modo di vivere anche la situazione attuale, no? Del 2020, della quarantena, eccetera. Tra l'altro vedo Marco, ciao anche Marco, sposo Villa Bonomo e WeMage. Parliamo un attimo di rinunce, di cosa stai vivendo tu? Allora, quando è iniziato quando si iniziava a presagire quel che sarebbe potuto succedere, anche se ancora in minima parte,
io ho messo subito le mani avanti e ho detto io restituisco tutti gli acconti, che ognuno si senta libero di prendere la decisione migliore per la loro coppia. Giustamente, per fortuna chi aveva deciso di sposarsi continua a volerlo fare, per cui non ho avuto rinunce. Si è trattato semplicemente di riprogrammare le date. Per ora un'unica coppia ha scelto di posticiparlo al 2021 perché hanno molti invitati che arrivano dall'estero e quindi sarebbe difficile riuscire ad organizzare. È imprevedibile, per cui loro hanno invitati dal Canada, dall'Australia e non si può sapere se anche verso fine estate sarà un periodo congruo per questo. Per il resto io sono arrivata a rimandare fino a fine giugno, tra agosto e settembre. Ma già rimandato o opzionato? Opzionato, no, sono opzionato, ok. Non ci siamo ancora detti di darci una timeline di fatto per decidere, però loro sanno che la data B è pronta per loro. Tutto questo ovviamente dopo aver contattato il catering, il fotografo, i vari fornitori, insomma, o quantomeno sì, riusciti a trovare la data che possa andare bene alla maggior parte di loro. Io spero che si riesca a fare in tutti i casi, cioè che non ci si debba trovare in delle situazioni in cui si riesce a mettere insieme 10 fornitori su 11 e che quindi l'undicesimo vada cambiato perché non si riescono ad incastrare le varie situazioni. Sì, sì. Proprio per questo io sto spingendo tanto sulle giornate infrasettimanali, anche sul venerdì, perché pochissima gente sceglie il venerdì attualmente, le domeniche già un pochino di più, ma il venerdì poco, per cui noi riusciamo ad essere molto più liberi anche, io come te, come il catering, insomma, tutti. Sì, che io spezzo una lancia a favore del venerdì, devo essere sincero, perché il venerdì... interviste alla fine è come il sabato, cioè, ok, magari cominciando a metà pomeriggio ci si prende solo mezza giornata di ferie e poi alla fine la festa dura tanto quanto il sabato. Sì, sì, infatti io dico, almeno che che gli invitati non abbiano un'età tale da avere tantissimi giovani che hanno tantissimi matrimoni, e avere la possibilità di avere invitati che si prendono le ferie in mezza giornata per sé, anche se magari le ferie adesso vengono bruciate abbastanza per altri motivi, ma prendersi mezza giornata per gli amici e seguire un matrimonio è meglio della domenica, non so come dire. La domenica, alla fine giornata, ad esempio, sei stanco, hai paura del lunedì che vai in un ufficio. Infatti io conosco tanti che, tutti i matrimoni che ho fatto, la domenica la maggior parte degli invitati giovani si erano presi mezza giornata di ferie il lunedì. Ah, e vedi, invece io, tutti quelli che ho fatto la domenica erano di coppie che avevano già bimbi. Ah. Per cui era più una festa, gli amici che avevano già bimbi, e era un tipo di festa diverso. E si cominciava all'ora di pranzo, per cui alle 9, 10, tutti stanchi, tutti a casa, però comunque si è riusciti a vivere appieno la giornata con i bambini che hanno giocato con gli amichetti, eccetera. È comunque molto bello e diverso. Sì. Ok. Boh, diciamo che sì, io do sempre la disponibilità per tutto il giorno, no? Quando mi incontro con quegli sposi che hanno bambini, si sa che alla fin fine, quando sono tanti bambini nella compagnia, tra gli amici, eccetera, si sa che non sarà, diciamo, un matrimonio che dura fino alle 4 di mattina. Bene, toccava a me, no? Tocca a me, domanda per te. Sì, sì. Allora, capita qualche volta che gli sposi ti chiedano uno stile particolare per le foto? Allora, in fase di colloquio sì, nel senso che arrivano coppie che mi chiedono determinate cose. Mi chiedono delle foto molto posate, voglio fare tutte le fotografie in un certo modo, però diciamo solitamente restano solamente dei colloqui, non riesco a chiudere con loro se hanno, diciamo, delle idee troppo differenti dalle mie, perché ovviamente
sono un professionista, quindi chiudere più matrimoni, più contratti, sarei solo che contento. Però io vedo che è molto meglio che poi siano soddisfatti. Quindi, piace lo stile? Sì, allora ok, dialogheremo bene e saremo ben felici. La scelta del fotografo, questa è una domanda che ti faccio io conseguentemente a questa. Come faccio a scegliere un fotografo? Allora, diciamo che penso che nonostante abbia un sito abbastanza, cioè che ci sto dietro e quindi che venga trovato da Facebook e tutti i social, eccetera, l'80% va in passaparola. Quindi vai dall'amica, come si chiamava il tuo fotografo che mi è piaciuto un sacco come si è mosso durante la giornata, che sembrava di non averlo, Piero, WeMage. Ah ok, va bene, perfetto, allora lo contatto e lì sono i contatti a caldo, no? in gergo commerciale, e vengono qui. Diciamo che ci sono tre aspetti. Il primo è il dialogo, cioè se si va d'accordo, perché hai una persona, come lo diceva Gloria la prima puntata, hai una persona, il fotografo oltre alla wedding planner è l'unico fornitore che sta tutto il giorno con te, cioè tu diciamo sei dal ricevimento in poi, ma comunque anche una figura, la tua è una figura di controllo, no? Quindi tu sei sempre dietro le quinte. Esatto, sì. E io invece sono lì, cioè nel senso devo essere in mezzo agli invitati, devo sapermi muovere, devo sapermi mescolare molto bene. Quindi questo è il primo aspetto. Esserci in realtà. Cosa? Esserci ma non esserci. Esserci ma non esserci. Ma non è, cioè, tra l'altro non tutti gli sposi cercano questo, tanti cercano proprio il fotografo che diciamo sia come tanti fotografi del Sud Italia, siano proprio la figura che dice voi mettetevi in posa, fate questo, quindi master ceremonial, no? Quindi non è detto che piaccia anche questo stile qui, io spero sempre di sì, quindi più visibile. Poi seconda cosa, le foto, indubbiamente. Ti piacciono le foto spontanee, ti piacciono più le posate, vuoi delle foto con tanti invitati, vuoi una storia dedicata solo su di te, ok? E terza cosa, indubbiamente, il prezzo, no? Quindi se sei a budget, che non vuol dire, tante volte non vuol dire essere più basso degli altri, ma diciamo ti puoi permettere anche cose più elevate rispetto a quello che è un fotografo che hai davanti. Mm-hmm. E lo stile? Sì, sì, lo stile, in senso le foto se ti piacciono o meno, sì, sì, sì. Ok. Ok. Avevo risposto? Sì. Allora, se avete domande scrivete pure. Vedo Daniela che ha scritto qualcosa sugli abiti da sposo e sposa, non ho capito bene la domanda, ma vabbè. Comunque non c'entra con le location. E Melchise Esposito, brava, penso che ce l'abbia con te. Ok, terza domanda per te: qual è il ruolo di chi gestisce la location? Allora, bella domanda. Il ruolo di chi gestisce la location, secondo me, almeno io lo vedo così, all'inizio è un po' quello di coordinare le diverse figure. Non mi inserisco come wedding planner, no, non sono assolutamente, e lungi da me, però come si diceva prima, capita quasi sempre in realtà che gli sposi vengano da me come, se non il primo fornitore, entro i primi due, diciamo. Per cui arrivano da me, la classica frase è: come si fa, visto che io non l'ho mai fatto? Come si organizza un matrimonio? Perché sai, per noi è la prima volta. Va bene? E quindi da lì parte anche un po'... La parte che a me piace di più poi del mio lavoro è, cioè, il lato umano, quindi tentare di tranquillizzarli, di fargli capire come si evolverà
tutto il cammino di lì al prossimo anno, ai prossimi mesi, eccetera. Io in realtà poi non ho un contatto così stretto con gli sposi come può avere ad esempio il catering o sicuramente la wedding planner. Io gli sposi li rivedo di solito 5 volte, quattro Beh. volte da quando vengono a prenotare la prima volta al momento del matrimonio. Ma come mai così tante? Perché io ci tengo che loro si ricordino il posto, vedano tutte le possibili sfaccettature, organizzo sempre una visita serale di modo che vedano com'è il giardino con la luce, di modo da aggiungerci queste luci piuttosto che queste altre, do diverse possibilità. È obbligatoria una visita con il catering non appena si sceglie il catering. Tante volte mi capita che mi dicano: ma sai, il catering è già venuto, mi dicono che non serve. No, rivediamoci, stiamo lì tutti insieme, perdiamo quella mezz'oretta, di solito è un'oretta, e valiamo tutte le opzioni possibili. Ci piace più l'aperitivo qui piuttosto che lì, piuttosto che su, piano A, piano B, il gruppo devono venire, se c'è un gruppo dal vivo dobbiamo calcolare in quanti sono. Se bel tempo riusciamo a farli stare fuori, se però bisogna spostarsi all'interno e loro sono in 8, non è detto che ci stiano, dipende da quanti invitati abbiamo. Per cui ci sono tante cose da elaborare che si danno per scontate effettivamente, però poi sono proprio il giro di boa tra il bene e il male all'interno dell'organizzazione. Per cui io sono magari un po' troppo scrupolosa e preferisco pensarci prima. Non è detto che tutti i gestori lo facciano. C'è Ti chi. posso dire di no, ti posso dire di no, perché ci sono almeno, diciamo, ci sono stati tanti sposi in varie location che hanno, che c'erano, diciamo, dei dettagli molto importanti delle location, quindi sia aree che si potevano o non si potevano utilizzare, dei costi che non erano stati detti, e il giorno del matrimonio sono stati scoperti. Quindi, oppure anche puoi suonare fuori fino alle o dentro fino alle, tutte queste domande qui che diciamo sono come dici tu, in 5 incontri sicuramente vengono fuori, quindi se ne parla. Probabilmente non hanno fatto così tanti incontri, no? Sì, no, esatto. Per l'amor del cielo, poi sono capitati matrimoni un po' più semplici o come si diceva prima, organizzati in meno tempo, in cui ci si vede meno, però io ti direi almeno 3 volte di sicuro, 3-4 anche. Poi il giorno prima del matrimonio loro vengono in villa e se si riesce si inizia ad imbastire un po' già l'allestimento, ma di solito si fa tutto in giornata. Mi portano le bomboniere, mi portano il tablò, tutto quel che gli serve, i vestiti di ricambio, le scarpe di ricambio, quel che serve per i giochi, tutto quel che serve, che gli servirà nel corso della giornata successiva, io lo sistemo e poi do coordinate a chi magari durante la giornata andrà a prendere, tipo la testimone arriva il giorno del matrimonio e dice: la sposa mi ha portato dei palloncini che io devo gonfiare a quell'ora. E tutto questo chi lo fa? Il catering ha da pensare logicamente a tutta la loro parte, ognuno ha da pensare alla propria parte, per cui qualcuno, ci vuole qualcuno che lo faccia, secondo me, nel caso in cui non ci sia una wedding planner, insomma, agevolo un po' per quel che posso la loro giornata. Quindi per semplificare, visto che Gloria, che è la wedding planner, per tanti fa fiocchetti, tu gonfi palloncini. Sì, no, io accendo candele, perché Ah, ok. le candele mi prendono in giro tanti, quelli, insomma, i gestori dei catering con cui ho un po' più confidenza, perché io a partire da un'ora prima dell'inizio del ricevimento io accendo candele, io per un'ora non faccio altro che accendere candele, perché ci sono talmente tanti candelabri, vasetti, lanternine e sto davvero un'ora. Ok, qua intanto due commenti. Oggi arrivano solo complimenti, non arrivano domande. Allora, Roberta, bravissimi ad entrambi i ragazzi. Posso assicurare che tutti e due, sia Piero che Margherita, sono persone alla mano assolutamente professionali. Mua, grazie, Robby. Grazie, Brava Margherita, gentile e professionale come sempre. Erika. E dopo Daniela che era saltata la connessione. Dicevo che non ho capito la domanda sugli abiti, visto che parlavamo di location, questo era che ti stavo rispondendo.
Ok, bene. Torniamo a noi. Ringraziare Erika, c'è un affetto particolare tra di noi perché ha creduto in me quando la location ancora Non esisteva. Ok, non esisteva. matrimonio o festa? Ok. Bene, c'è una domanda per me, no? Adesso mi sembra. Sì. C'è ancora molta richiesta per il book fotografico o ormai è una cosa un po' passata di moda? Questa è una domanda interessante. Allora, non lo so se è passata di moda. Senza dubbio, rispetto a una volta in cui stampavo, io comunque sono relativamente da poco sul mercato perché sono partito dal 2013, quindi sono 7 anni, beh, non è pochissimo, però comunque volevo dire che sono partito col digitale, no? Rispetto a una volta in cui si stampava ad obbligo ogni scatto, altrimenti restavano sul rullino. Quindi devo dire che una volta stampavo di più album, stampavo di più, forse perché adesso con tutte le cose smart che abbiamo possiamo vedere le fotografie su qualsiasi dispositivo, quindi infatti anch'io quando faccio i matrimoni, io diciamo svincolo l'album con il servizio fotografico, no? Quindi è un prodotto che se uno vuole acquista. E quello che fornisco è la chiavetta, e sulla chiavetta c'è un video con le fotografie che ogni sposo può inserirle sulla televisione e vederle in alta risoluzione. E diciamo che attualmente su una trentina di matrimoni faccio una decina di album all'anno, quindi un terzo. Un terzo. Non saprei dirti se sono passati di moda. Mi dispiacerebbe molto perché se penso ai primi servizi che ho consegnato erano su DVD. Ok? Se pensi ad oggi, i portatili non hanno lettore DVD. E quindi il DVD è lì. E quindi non ti viene voglia di guardare le fotografie. Si spera che uno abbia le fotografie anche sull'hard disk, messe in backup e anche il fotografo. Però non si va a pensare, ma le Effettivamente l'album è una cosa chiavette. Sì. valuta forse, no? Però il Sì. piacere di averlo lì, di poterlo sfogliare in qualsiasi momento è Sì, buono. se pensi, adesso dico una cosa forse banale e ridicola, ma se qualcuno si fosse sposato 25 anni fa, avrebbe le fotografie su un CD, no? 30 anni fa su un floppy, È vero. ok? Sui floppy, ovviamente non c'era il digitale, ma adesso sono tutti sia i CD, i DVD, Blu-ray, floppy, va bene, neanche parlare, ma sono tutti strumenti molto molto in disuso. Ok? La chiavetta USB è uno standard ad oggi, no? Adesso ne prendo una, il bobolino così è uno standard che si mette ovunque, ma già hai un Mac e le chiavette per il Mac sono USB-C, sono fatte così. Potrebbe essere che un domani tutti facciano solo USB-C perché sono più carine, queste qui diciamo te le dimentichi, non riesci a metterle da nessuna parte. Quindi la carta è la carta. La carta è la carta e poterle stampare è sempre una bella cosa. E lo stile del book lo decidi tu, è sempre una cosa neutra. Guarda, ogni fornitore, cioè ogni fotografo ha i suoi album, no? C'è chi piace degli album di un certo tipo, chi di un altro. Io faccio sempre scegliere gli sposi lo stile, o i miei bei campionari, che sembra di scegliere un divano, perché hai 10 tipi di copertine con 50 tipologie di materiali, quindi sei lì a scegliere il tessutino, le coppelle. E vuoi la foto, non vuoi la foto, vuoi quadrato, grande, piccolo, quante pagine vanno dentro e poi lo stile interno è come lo stile del fotografo, cioè se vieni da me io non ho la scelta di
posizionare le foto una sull'altra con sfumature e altre cose, che magari hanno altri fotografi che hanno uno stile, diciamo, volutamente un po' più retro. Quindi su queste cose qua si va un po' a scegliere in base al fotografo. Ma la scelta dell'album si fa prima o dopo il matrimonio? Perché la si può fare anche dopo a questo punto, in realtà. Sì, sì, sì. Guarda, ero in videochiamata venerdì, dopo la chiacchierata con Francesca, mi hanno chiamato degli sposi che si sono sposati con me nel 2016. Si sono trasferiti, stanno a Torino, ed eravamo in videochiamata, gli mostravo gli album così, abbiamo fatto l'album di matrimonio, si sono fidati ovviamente per il tatto dei materiali, ma abbiamo fatto tutto così, e dopo 4 anni. Quindi, che tra l'altro non è neanche scontato che un fotografo abbia dopo 4 anni le fotografie. Diciamo, io sì, ma non è detto. Bravi, bravi. Sì, noi scegliamo dopo, c'è chi li mette anche nei pacchetti prima, per dare un pacchetto più completo, diciamo che è la stessa identica cosa, solo che se vuoi solo le foto, o se magari c'è stato qualche problema economico, diciamo, nei mesi, cioè, ti dicevo, mi chiamano un anno prima. Metti che il matrimonio io pensavo che mi costi 100, mi costa 1000, non pensavo che costasse così tanto, allora scelgo di fare l'album dopo 2 anni. Questa certo. È l'idea. Le dilazioni e le spese, chiaro. Sì, 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 sì. Beh, questo può essere uno spunto, tu glielo dici questo quando... Ah beh, senza dubbio, okay. Sì, sì, sì. Cioè io dico sempre massima libertà. Massima libertà, perché l'album è un prodotto alla fin fine, quindi cioè, come cerco di fare un esempio non tanto su di te, su Francesca, di qualcosa di blu, è come scegliere il velo, no? Il velo è un accessorio, quindi si può scegliere dopo, la giacchetta anche, intanto hai scelto l'abito. Certo. Bene, poi c'è una domanda un po' più complessa, nel senso che ti chiedono a te dei suggerimenti su che domande fare nel momento in cui io vado da una location. Ok. Io mi aggiungo in questa cosa qua, perché avevo scritto una guida per aiutare gli sposi, che la consegno a tutti quelli che vengono a fare il colloquio qui da me, poi una guida cartacea. Avevo 3 domande, ma magari tu ne hai anche altre. Le domande sono, allora, c'è abbastanza spazio per tutti i vostri invitati sia all'interno che all'esterno? Sì, questa è una, no? Diciamo che ovviamente, diciamo che si spera sempre che ci sia bel tempo, però il piano B devi essere sempre... Fondamentale, io batto sempre tantissimo su questo, perché tutti speriamo sempre che vada nel miglior modo possibile e tutti vogliamo sempre il sole, però non si può non calcolare il piano B, o meglio, possiamo anche, mi è capitato delle volte di calcolarlo, di prevederlo con il catering e con la sposa, e poi la sposa magari il giorno del matrimonio è effettivamente brutto, ok, si ricorre al piano B, ma questo doveva essere il giorno più bello della mia vita. Sì, però lo sapevi che il piano B era questo, cioè, quindi quando scegliamo una location è fondamentale che ci piaccia sia il piano A che il piano B, ci sarà sempre uno dei due meglio dell'altro, no? Perché una villa può essere magnifica all'interno, ma avere un fuori magari un po' più sacrificato, più all'ombra, che ne so, oppure avere dei giardini meravigliosi ma essere un po' più piccolino all'interno. Per l'amor del cielo, se magari c'è invece una location che è perfetta da ogni punto di vista, fantastico, ci andiamo tutti, però è difficile che non ci sia un, diciamo così, un tasto dolente un po', per cui, cioè, ci sarà sempre un'opzione che prediligiamo piuttosto che un'altra. Eh beh, sì. Dobbiamo essere consci fin da subito che ci devono andare bene entrambe, e che dobbiamo, cioè, quello deve essere uno dei giorni più importanti della nostra vita, per cui niente ce lo può rovinare, neanche la pioggia ce lo rovinerà, cioè niente. Se la scelta che hai fatto è quella che ti corrisponde al 100%,
il matrimonio sarà bellissimo in ogni caso, che ci sia il sole, che ci sia la pioggia, che ci sia il neverino, perché sei con tuo marito, tua moglie, le persone a cui vuoi più bene, e cosa te lo può rovinare? La pioggia? No. No, infatti. Però lo devi prevedere prima. Sì. Infatti, due dei matrimoni che ho fatto con te erano con la pioggia, mi ricordo. Povero. Tra l'altro, uno era Marco che ci seguiva prima, non so se è ancora online. Poi, altra domanda che mi ero segnato. Loro sono stati fantastici, fantastici, perché quel giorno è stato impegnativo per tutti noi. Sì. E loro non hanno perso il sorriso un istante. No. Dovevano dire che era uno dei giorni più belli della loro vita. Ma tutti gli invitati se lo ricorderanno, tutto il diluvio che è venuto giù, se lo ricorderanno sempre. Terribile. Ma in modo positivo, personale. È stata una giornata magnifica, con tutto quel che veniva giù. Sì. Allora, ci sono orari da rispettare, altra domanda, no? Ci sono orari da rispettare, ad esempio, per la musica ad alto volume o la conclusione del ricevimento? Sì. Ci saranno sempre orari da rispettare, perché la location, qualsiasi essa sia, non permetterà che ci sia un rave che continui con l'after party fino a mezzogiorno del giorno dopo. O meglio, non lo so, ma non ne conosco ancora. Per cui un orario di chiusura ci sarà sempre. C'è magari chi è più restrittivo e c'è chi è un po' più lasco. L'orario di solito dipende dal regolamento comunale, dal regolamento sul disturbo della quiete pubblica, da un regolamento condominiale, se si è in un posto, non so, mi vengono in mente delle sale che sono magari in dei palazzi con delle altre abitazioni, e per cui è fondamentale, fondamentale. Secondo me i punti da chiarire subito, ma magari quasi anche, non dico prima di venire in visita, perché è un devi vedere il posto, però se me lo si chiede io lo dico senza problemi, perché sono elementi fondamentali nella valutazione. La capienza, come dicevi tu al primo punto, e il prezzo e gli orari da rispettare, perché è quello alla fine. Poi su tutto il resto ci si riesce a venire incontro, però la location, qualsiasi essa sia, su questi tre punti avrà dei paletti predefiniti difficili da erogare. Sì, tra l'altro mi fa piacere, diciamo, sentire queste cose, anche perché ho saputo da sposi che ci sono determinati location che dicono non ci sono orari, tu puoi stare qua quanto vuoi e dopo in realtà in un modo o nell'altro, grazie, diciamo, sì, dicono, suggeriscono ai DJ di abbassare il volume. Allora a quel punto ti viene fuori il problema. Ti viene fuori il problema, ma come, ci avevi detto che potevamo stare quanto volevamo? Sì, puoi stare quanto vuoi, ma senza musica. E si sa che una festa senza musica, diciamo, sì. Probabilmente anche tu puoi dire, potete stare quanto volete, ma la musica fino alle 9 di sera, no? Mm-hmm. Però, diciamo, una chiacchierata tra amici dopo le 11 finisce, no? Quindi è un modo per aggirare un po' il discorso orario. Mi viene quasi da pensare che sia appunto, non ci voglio pensare prima, quindi intanto ti dico una cosa e poi vediamo come. Sì, 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 infatti. Cioè, magari loro sperano che, sì, che a mezzanotte finisca tutto e che si salutino, ma allora. Sì, sì. Io ho visto feste che duravano tanto comunque lì da te. Beh, no. Allora, chi si occupa dell'allestimento della sala? Allora, Gloria in primis, quindi wedding planner in primis, diciamo. Okay. Che la figura del wedding planner è sicuramente un suo compito. Nel caso in cui, insomma, suo compito è insieme a quello del catering, però diciamo che la wedding planner, come ci spiegava Gloria, coordina tutto, per cui lei è onnipresente, lei vede tutto, sa tutto e controlla. Per cui, come dicevi tu, mi ritrovavo molto nelle tue parole della settimana scorsa, quando parlavi con Gloria, e in cui dicevi che quando c'era wedding planner tu tiri un sospiro di sollievo. E per me è la stessa identica cosa. C'era wedding planner,
Tutto bene. E, nel caso in cui non ci sia, è un compito, nel mio caso, condiviso da me e dal catering. In altre location è sicuramente compito del catering. Magari una location in cui il gestore, come si diceva prima, non è onnipresente, non rimane di tutto il tempo, ma magari prepara tutto prima, allora a quel punto il catering ha carta bianca e prepara tutto quel che gli serve. Poi c'è la parte dei fiori, che arriva solitamente nella fase finale, quando, è quasi, quando i tavoli sono preparati, e a conclusione, anche perché i fiori hanno il problema di non poter rimanere al sole, se no si cucinano, ma insomma ve lo spiegherà Iago da di Fiori, sì. So che avete un appuntamento la settimana prossima. E, io direi, sì, principalmente wedding planner, se non c'è wedding planner, catering e location e fiori. Ok, poi adesso parlando con te, sempre magari non tanto come, come primo incontro, ma sicuramente come secondo o terzo incontro, è bene anche sapere, secondo me, dove sono le prese elettriche anche per l'esterno, no? Quindi per farsi, perché magari mi faccio un'idea pazzesca di che bello faccio il buffet in una zona molto lontana, lì mi piace un sacco perché ci sono tuoi gli ulivi, ma in altre location magari ci sono gli olmi e ci sono tantissime scenografie molto interessanti, però lì magari non c'è l'elettricità. Quindi. L'ideale sarebbe riuscire ad organizzare un incontro con tutti i fornitori, cosa che non si riesce a fare praticamente mai, perché bisognerebbe mettere insieme tutti e dal fotografo al catering, al DJ, alla fiorista, agli sposi, è difficile. Io dicevo, come dicevo prima, vedo gli sposi diverse volte proprio perché quest'unico incontro lo dilazioniamo in più incontri per riuscire comunque a far sì che tutti i fornitori vedano il posto e poi mettiamo insieme i vari tasselli del puzzle. Il discorso delle prese elettriche è sicuramente importante, interessa il catering per lo show cooking eventuale che fanno all'esterno o anche all'interno eventualmente, e ovviamente il DJ, il tecnico luci, se ce ne dovesse essere uno, sì, è sicuramente importante. Ecco, tutta la parte di illuminazione invece, esterna, diciamo, no? Quindi extra lampadine della casa. Come funziona? Ci sono delle aziende specializzate in questo, che devo dire fanno dei lavori impeccabili. Nel caso in cui invece non è previsto che ci sia un budget, diciamo una parte del budget destinato a questo, io, ma immagino anche altre location, c'è qualcosa di incluso e qualcosa in aggiunta a noleggio. Nel mio caso, sono io che metto in contatto gli sposi con i fornitori con cui so che mi sono trovata meglio, perché quello magari ha delle lampadine che si adattavano meglio o il voltaggio mi andava meglio, indifferente, ma più che altro per una resa finale. Io non lavoro con esclusive, ma so che tantissime location lo fanno, per cui poi dipende anche un po' dalla fantasia e dalla voglia di metterci degli sposi, per cui se loro hanno qualche idea particolare a cui magari io non avevo mai pensato, il catering nemmeno, eccetera, è sempre bello trovare nuovi punti e nuove idee. Poi di base c'è chi lo fa, come ben sai. Sì. In quel caso, anche lì, ah, un pensiero in meno, perché sicuramente lo fanno in maniera impeccabile, ecco. Sì, ok. Ma ti capita di avere matrimoni di più giorni uno dietro l'altro? Capita, sì. Io ne prendo però massimo due a weekend, Ok. o il venerdì e il sabato, o il sabato e la domenica. Venerdì e domenica non è possibile, perché il sabato ci sarà sempre. E massimo due. Ecco. Ok. Il terzo giorno può essere che ci capiti una festa di compleanno, qualcosa di un po' più piccolino, contenuto, perché l'organizzazione di un matrimonio, come ben sai, è enorme, Sì. tutto quel che arriva dal noleggio, tutte le attrezzature, l'allestimento è un Infatti po'. anche a me quando capitano, cioè tutto si fa, no? E
E diciamo, bisogna essere in grado di farlo anche molto bene. Ma mi capita di avere il trio dei matrimoni, interessante. A me è capitato di avere tre matrimoni, i cui due nella stessa location, a un'ora e mezza di distanza da casa mia. È stato molto impegnativo. Vabbè. A me è capitato al massimo uno il venerdì, uno il sabato e uno il lunedì. Però Ah, c'era ok. niente C'era la per domenica in cui eri così, orizzontale. Bene, avete domande, ragazzi? nessuno ci ha fatto domande oggi. No, tutti quanti complimenti, complimenti, bello, fantastico, ma non ci sono domande. Che poteva interessare. Comunque anche tu, non, come Cinzia di Francesca, l'altro giorno, che non pensavi che durasse così tanto, ma siamo già a 50 minuti. Ok, Sì, infatti, infatti. Beh, quindi... spero sia stato interessante per tutti, per chi ci ha seguito. Ah, io ho capito delle cose, nonostante sia un fornitore, ho capito che la figura del proprietario di una location non è tieni le chiavi e basta, ma è, diciamo... Non lo so, io spero, non mi sono logicamente preparata, nessuna risposta, nessun discorso, per cui ho risposto così come mi veniva. Non vorrei generalizzare troppo. Io ho cercato di rimanere il più generica possibile, scusatemi la ripetizione, però logicamente mi viene da applicare le domande al mio caso, perché di fatto io sono abituata a farlo così. Ci saranno mille modi di fare questo lavoro e tutti e mille potranno essere impeccabili. Non lo so, a me piace metterci qualcosa in più perché è quel qualcosa in più che ti dà poi la soddisfazione, che ti fa emozionare con loro quel giorno. Sì, che cambia secondo me tra il voler o non voler fare questo lavoro perché se ci metti del tuo si vede, lo vedono loro, lo senti tu ed è tutto più bello. Sì, spero insomma di essere stata chiara e Sì, di assolutamente, assolutamente. Vedo dimenticare che c'è... lo Smizza in villa che abbiamo fatto comunque, non è che non l'abbiamo fatto, però il mio era più un consiglio così appunto sull'armonicità generale perché sennò la gente ha un sacco di idee, possono venire fuori veramente cose mai viste e magari tante ci danno nuovi spunti. Sì. Poi in realtà si tratta di parlarne insieme e di vedere la giusta fattibilità, perché magari uno parte con un'idea che ci può sembrare totalmente astrusa e poi parlandone insieme invece riusciamo a trovare una quadra tra le varie parti e viene fuori un risultato bellissimo. Ma questo lo fai anche tu. Tra l'altro voglio salutare Davide, il mio braccio destro, quindi quando dicevo che siamo in quattro, io e lui siamo i due fotografi principali, splendida location non solo per matrimoni e le feste, ma anche per servizi fotografici. Un Davide, saluto. siamo servizio fotografico, davvero bello. Sì, ha fatto un servizio, se non sbaglio, a Leonardo Sì, esatto. Zanier, musicista, sì, che tra l'altro potrei contattare per parlare anche di musica. Poter vedere con lui se ha voglia di mettersi in gioco, ma penso proprio di sì, conoscendolo. Personaggio pubblico. Ok, l'ultima domanda che volevo farti prima di salutarci: quando hai iniziato? A fare questo lavoro, intendi? Sì. Agosto 2017, per cui l'ho fatto da pochissimo in realtà, ho fatto 2 anni pieni, sì, 2 anni pieni e del 2017 ho fatto qualche mese, per cui in realtà chi sono io per giudicare? Proprio per questo dicevo che il mio parere è molto di parte, ma perché ho sicuramente un sacco di cose da imparare ancora e insomma, tutto quel che ho fatto devo dire è venuto bene. Ne sono molto contenta, tanto lo devo alle persone con cui sono venuta in contatto, che mi hanno aiutato, sono stati tutti molto disponibili, sia i clienti che i fornitori. Io dalla mia parte cerco di fare lo stesso. Sì, ma poi anche cioè, tu hai anche parlato con molta umiltà, diciamo, no? E non hai voluto avere nessuna presunzione di
di sapere, no? E con questo spirito io penso che, senza nulla togliere alle location storiche che fanno magari matrimoni da 50 anni, che comunque è abbastanza recente il fenomeno di matrimoni in villa, no? Con catering esterno, cioè non è, tu lo fai da pochi anni, ok, ma comunque io penso che sarà 10-15 anni, forse, i primi catering esterni. Non voglio dire perché io lavoro dal 2013 e c'erano poche ville. Però magari chi lo fa da tanti anni è anche un po' più chiuso ha un retaggio mentale un po' differente anche. 10 anni lo saremo, 13 anni lo saremo, speriamo di no, ma chissà. No, io penso che comunque siamo giovani, mi piace pensarlo almeno, ma diciamo, diremo finché avremo 50 anni che siamo giovani, anche 60-70, ma che ci aggiorneremo sempre, no? Quindi anche delle idee molto moderne, tu hai scelto delle idee, diciamo, del parto all'inglese, quindi per matrimoni inglesi. Quindi cerimonia americana, un po' all'esterno, guardando un po' altrove, abbiamo il web, vediamo le mode che ci sono in giro per il mondo, di rinnovarci sempre. Sì, questo è fondamentale in ogni settore, secondo me non. Ma come dici tu, anche un po' l'umiltà d'animo, no? Non pensare mai di essere arrivati, ma pensare di avere sempre da imparare, perché il mercato cambia, noi non possiamo prevederlo, però dobbiamo essere scaltri nel riuscire a muoverci e a cavalcare l'onda laddove ci porta. Sì. Bene. Sì, assolutamente. Bene. Allora, sì, scusa, perché quando parlo tu diventi muta. Non so se succede anche con me, però. Ok. Allora, io ti ringrazio tantissimo Stato molto bello. Ok. Spero che sia stata tranquilla come chiacchierata e non come quello che avevi paura all'inizio di un esame universitario, no? Ma che sia una cosa più soft, una chiacchierata. Molto, E ricordo i prossimi appuntamenti per chi è restato in linea, ma se no anche per chi guarderà la puntata, diciamo, registrata, che resterà sempre sulle bacheche. E allora ci sarà. Saranno tre appuntamenti, uno dietro l'altro, perché sarà mercoledì con Federica Miani di Miani Makeup, che è una truccatrice e acconciatrice professionista. Poi ci sarà, questo mercoledì, giovedì, Jagoda Castellani di Fioriada, che ci parlerà quindi di fiori. Matrimonio, quindi se avete domande, per tanto questi due fornitori chiedetele pure. E venerdì invece alle 2:30 ci sarà Federico Beltrame di Wedding Angel Catering, che gestisce, diciamo, dei catering e faremo una discussione su questo aspetto qui molto importante. ripetimi, mercoledì. Mercoledì 2:30 abbiamo Federica Miani. Jagoda, quando è? Jagoda, giovedì alle 5. Ah, ok, quindi salve, ok. E poi Federico venerdì. Ok. Yes, ti voglio come spettatrice. Assolutamente. In realtà ti Bene. ascoltavo mentre cucinavo, era molto piacevole, così insomma. Ok, bene. Sì, perché fa compagnia, no? Magari chi comunque è a casa, magari c'è anche la possibilità di mettere magari per chi ha il Chromecast e guardare sulla TV, è anche carino come cosa. Bene, Grazie a di tutti. nuovo grazie a tutti per aver fatto più che altro commenti e complimenti, ma comunque se avete anche altre domande che chi guarda può scrivere, ben volentieri risponderemo. Bene, Ciao ciao! grazie a tutti. Ciao.